Voce delle Chiese, notizie e appuntamenti dal mondo delle Chiese evangeliche. Continuiamo la nostra puntata di oggi in Voce delle Chiese. Come promesso, ci siamo spostati, almeno così idealmente, col pensiero, a Genova e abbiamo con noi in collegamento Giorgio Ansaldo, membro della Chiesa Valdese di Genova, membro anche del gruppo teatro di cui adesso vogliamo parlare. Intanto buongiorno Giorgio, bentornato, ciao. Buongiorno a te e a tutti coloro che ci ascoltano. Allora, è un piacere rivederti, è un piacere risentirti. Avete in programma tra una settimana la prima di uno spettacolo teatrale che avete preparato in questi mesi con il gruppo teatro. Prima di parlare però di questo spettacolo, che mi sembra di capire un po' particolare, raccontaci un po' di quanti membri si compone il gruppo teatro. Siete tutti membri di chiesa? Cosa portate avanti, insomma? Allora, guarda, il gruppo teatro si è creato 5 anni fa e questo è già il nostro 4º spettacolo, quindi circa un all'anno, saltando ovviamente l'anno del Covid che ci ha un po' disuniti. E diciamo che in genere annualmente partecipano all'attività una 12 di persone. E a volte cambiano perché naturalmente poi sai, essendo comunque un impegno insomma settimanale, ci sono persone che hanno dovuto lasciare, ma nel frattempo ne sono arrivate altre. Contiamo sicuramente su una maggioranza di fratelli e sorelle della nostra chiesa di via Assarotti a Genova, però naturalmente, dato che tutto sommato cerchiamo sempre di fare spettacoli corali, può sempre mancare uno o due personaggi, e allora abbiamo inserito nel nostro gruppo anche persone che non appartengono alla chiesa, anzi è stata l'occasione per farla conoscere anche a persone esterne. Sì, poi Giorgio, tu il mondo dello spettacolo è pane per i tuoi denti, quindi insomma ci sguazzi bene in questo ambito. Ma sì, ho fatto l'attore professionista per tanti anni e poi anni fa, sempre in chiesa, ho curato spettacoli del gruppo giovanile. Poi dopo una pausa, diciamo che questa mia capacità, credo, cercato di metterla a frutto con questo nuovo gruppo che abbraccia chiunque, dai ragazzi a anche persone mature, decisamente. Avete scelto un testo, insomma, un personaggio anche particolare, perché il lavoro teatrale che proporrete e che presenterete venerdì 31 maggio e poi sabato... Fermi tutti, scusa, ti devo interrompere, certo. Perché abbiamo un po' postdatato. Ok. In realtà gli spettacoli avverranno venerdì 7 giugno alle 20:30 e sabato 8 alle 15:30. Ci siamo presi ancora una settimanina di... Certo, avete di bisogno prove. Ancora di qualche prova, ma ci sta, giusto. Anzi, hai fatto bene a dirlo, così correggiamo anche noi la nostra agenda. Certo. Quindi, chi volesse venire a trovarci a Genova ovviamente è graditissimo. Certo, quindi dicevo, lo spettacolo teatrale che avete scelto parla di Lazzaro, di una figura molto particolare, ma so che voi ne parlerete, avete rivisitato insomma un po' questo personaggio in chiave anche un po' più moderna. Raccontaci un po'. Ma guarda, se me lo consenti, volevo raccontare velocissimamente il percorso che abbiamo fatto attraverso le drammaturgie del Novecento. Siamo partiti con Hordet dalla Danimarca, scritto dal pastore Kai Munk, che fu vittima del nazismo, poi uno spettacolo diciamo più leggero per certi versi, Lilium di Ferenc Molnár, quindi l'Ungheria. L'anno scorso siamo approdati a un collage di testi di Bonhoeffer e di Brecht, quindi nell'area tedesca. Insomma, per noi era venuto forse il momento di approfondire un po' questa drammaturgia italiana finalmente. E naturalmente ci siamo rivolti al drammaturgo, diciamo che in Italia è l'eccellenza, cioè Pirandello. Luigi Pirandello, sì.
Luigi Pirandello. E devo dire che la ricerca di un testo, perché poi ci piace mettere in scena testi un po' particolari, un po' rari, che non siano banali. E abbiamo scoperto questo Lazzaro nella trilogia della, diciamo, della senilità di Pirandello, la trilogia dei miti. E il primo è La Nuova Colonia, quindi il mito sociale, l'ultimo è I Giganti della Montagna, il mito dell'arte, che tra l'altro lasciò incompleto. Al centro ci sta questo Lazzaro, che nonostante il titolo in realtà non parla proprio della figura biblica di Lazzaro, ma ne parla in metafora, ecco, perché al centro della trama c'è proprio una persona che praticamente è data per morta e poi tramite cure mediche particolari ritorna alla vita. Ma il Busillis è che non ricorda niente di ciò che c'era nell'aldilà, e allora questo crea in questo contesto familiare tutta una serie di interrogativi anche religiosi, anche spirituali, ecco. E poi comunque ci sono tanti altri temi, ecco, nello spettacolo, nella pièce, così. Abbiamo cercato citacene qualcuno. Sì, esatto. Se me ne dai lo spazio, ti voglio parlare di questo protagonista che diciamo che è un po' un fanatico religioso e che quindi ha creato nella sua famiglia delle dinamiche molto difficili. Ha voluto allevare i figli a suo modo, al punto che la moglie, che diciamo è un personaggio quasi protofemminista, piuttosto che accettare questa tirannica volontà del marito, lo abbandona. Lo abbandona e nello stesso tempo nei figli si sono creati però nel frattempo dei traumi. Il ragazzo più grande, che è stato messo in seminario, lo abbandona, perlomeno provvisoriamente, e la ragazza, la figlia più giovane, addirittura non riesce più a camminare, ecco, diciamo che ha questo, la sua permanenza presso le suore ha avuto questo risultato nefasto. E proprio nel corso della trama tutti questi nodi in qualche modo si scioglieranno. Certo, quindi si parla anche di genitorialità, si parla anche di femminismo, sì, in qualche modo, di indipendenza. In qualche modo sì. Sì, guarda, Pirandello l'aveva scritto per mettere in evidenza la sua attrice, che amava particolarmente, Marta Abba. Quindi il personaggio di questa donna è un personaggio moderno, sicuramente moderno e molto interessante. Poi naturalmente, come avrei capito, c'è di mezzo anche la dicotomia tra scienza e fede, perché quest'uomo viene rimesso in piede dal progresso scientifico, e poi anche la crisi della vocazione che ha il figlio. Però nel finale avviene qualcosa di molto particolare. Non ci spoilerare troppo, che, No, non spoilerò troppo. Allora, diciamo che potrebbe avvenire un miracolo finale. Okay, ecco. Okay. Potrebbe. Allora, come l'avete interpretata? L'avete, insomma, vi avvarrete di, immagino, di musiche, di suoni, di scenografie, sì, particolari? Certo, certo. Beh, ti dico subito che questo paesaggio, diciamo, meridionale, in realtà sarà un arazzo di Van Gogh. Ecco, con un grande sole a livello scenografico ci sarà quello alle nostre spalle, alle spalle degli attori, così. A livello musicale, invece, proprio per evitare sempre la banalità, sono andata a sfrugugliare nella tradizione, invece che italiana, meridionale, spagnola. E quindi flamenco, cose di questo genere che sicuramente mettono in evidenza la latinità della questione. E poi devo dire che nelle rare edizioni passate di questo dramma, tu mi parlavi anche dei costumi, no? Sono tutti un po' vestiti di nero, come sai, come certo, ci si aspetta, certo, da una pièce di Pirandello. No, noi abbiamo invece scelto di farne una cosa molto più colorata,
tutto sommato un po' più, diciamo, fantastica, fantasiosa, che però secondo me proprio anche tramite i costumi comunichiamo un modo di essere dei personaggi. Io sono molto legato a questo concetto che il costume, a meno che uno non voglia, insomma, fare una rivoluzione, i costumi comunque corrispondono spesso, come del resto nella vita normale, come ci vestiamo, parla di noi, certo. E quindi anche i costumi li abbiamo scelti più possibile esplicativi di quello che sono i personaggi. Bello, allora io ti ringrazio Giorgio per averci raccontato, incuriosito rispetto a questo lavoro teatrale appunto tratto da Luigi Pirandello Lazzaro, presentato il 7 e l'8, giusto? 7 e 8 giugno alla Chiesa Valdese di, al Tempio Valdese in via Sarotti a Genova alle 20:30, e anche un'occasione questa per ribadire che i gruppi teatro che hanno avuto, ebbero nel, magari nei decenni passati un successo strepitoso, adesso forse un po' di meno, ma ci sono delle belle realtà che resistono, e anzi fa molto piacere vedere che all'interno appunto anche delle chiese valdesi, metodiste, questi gruppi comunque hanno ancora tanto da raccontare, da proporre, quindi bravi, portate avanti il vostro lavoro e magari insomma qualcuno prenderà esempio e partirà altrettanto in modo così costruttivo con un gruppo teatrale in un'altra comunità. Bellissimo, io saluto tutti e in particolare te, grazie del collegamento. Grazie a te. Ciao. Saluto a tutti a Genova. Ciao Giorgio. Sono presente.